Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci in formato video, dove io personalmente vi leggerò i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Misildecard Milan Italia SRL, ultimo aggiornamento, 29 settembre 2022. Cosa Misildecard? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione, assumere Misildecard durante la gravidanza e l'allattamento, effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari, effetti indesiderati, sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti, farmaci equivalenti, farmaci esteri. Cos'è Misildecard? Misildecard è un farmaco a base del principio attivo sildenafil, appartenente alla categoria degli antipertensivi, disfunzione erettile e nello specifico farmaci usati nella disfunzione dell'erezione. È commercializzato in Italia dall'azienda Milan Italia SRL. Misildecard può essere prescritto con ricetta RRL, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti. Confezioni Misildecard 20 mg 90x1 compresse rivestite con film, informazioni commerciali sulla prescrizione, titolare Viatris Healthcare Limited, concessionario Milan Italia SRL, ricetta RRL, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti, classe A, principio attivo sildenafil, gruppo terapeutico antipertensivi, disfunzione erettile, forma farmaceutica compresse rivestite, indicazioni adulti, trattamento di pazienti adulti con ipertensione arteriosa polmonare di classe funzionale III dell'OMS, al fine di migliorare la capacità di fare esercizio fisico. L'efficacia è stata dimostrata nell'ipertensione polmonare primaria e nell'ipertensione polmonare associata a malattie del tessuto connettivo. Popolazione pediatrica, trattamento di pazienti pediatrici di età compresa tra 1 e 17 anni con ipertensione arteriosa polmonare. L'efficacia in termini di miglioramento della capacità di fare esercizio fisico o di emodinamica polmonare è stata dimostrata nell'ipertensione polmonare primaria e nell'ipertensione polmonare associata a malattia cardiaca congenita, vedere paragrafo 5.1. Posologia: il trattamento deve essere avviato e monitorato solo da un medico esperto nel trattamento dell'ipertensione arteriosa polmonare. In caso di peggioramento clinico, nonostante il trattamento con Misildecard, devono essere prese in considerazione delle alternative terapeutiche. Posologia adulti: la dose raccomandata è 20 mg 3 volte al giorno, TID. Ai pazienti che dimenticano di assumere Misildecard, i medici devono consigliare di assumere una dose il più presto possibile e poi continuare con la dose normale. I pazienti non devono assumere una dose doppia per compensare la dose dimenticata. Popolazione pediatrica, da 1 a 17 anni, per i pazienti pediatrici di età compresa tra 1 e 17 anni, la dose raccomandata nei pazienti di 20 kg è 10 mg 3 volte al giorno e per i pazienti 20 kg è 20 mg 3 volte al giorno. Nei pazienti pediatrici affetti da ipertensione arteriosa polmonare, pulmonary arterial hypertension, TA, non devono essere usate dosi più elevate di quelle raccomandate, vedere anche paragrafi 4, 4 e 5, 1. Le compresse da 20 mg non devono essere usate nei casi in cui 10 mg debbano essere somministrati 3 volte al giorno, TID, ai pazienti più giovani. Altre forme farmaceutiche sono disponibili per la somministrazione ai pazienti di peso di 20 kg e ad altri pazienti più giovani che non sono in grado di deglutire le compresse. Pazienti in trattamento con altri medicinali in generale, qualsiasi aggiustamento della dose deve essere effettuato solo dopo un'attenta valutazione del rapporto rischio-beneficio. Una riduzione della dose a 20 mg 2 volte al giorno deve essere presa in considerazione quando sildenafil viene somministrato a pazienti già in trattamento con inibitori del CYP3A4, come eritromicina o saquinavir. Una riduzione della dose a 20 mg una volta al giorno è raccomandata in caso di co-somministrazione con inibitori più potenti del CYP3A4, come claritromicina, telitromicina e nefazodone. Per l'uso di sildenafil con gli inibitori più potenti del CYP3A4, vedere paragrafo 4.3. Quando sildenafil viene somministrato insieme agli induttori del CYP3A4, possono essere necessari aggiustamenti del dosaggio, vedere paragrafo 4.5. Popolazioni particolari: anziani e 65 anni, nei pazienti anziani non sono necessari aggiustamenti posologici. L'efficacia clinica misurata in base alla distanza percorsa in 6 minuti può essere inferiore nei pazienti anziani.
compromissione renale nei pazienti con compromissione della funzionalità renale, inclusi quelli con compromissione grave, clearance della creatinina. 30 mL/min, non sono necessari aggiustamenti della dose iniziale. Una riduzione della dose a 20 mg due volte al giorno deve essere presa in considerazione dopo un'attenta valutazione del rapporto rischio-beneficio solo se la terapia non è ben tollerata. Compromissione epatica nei pazienti con compromissione della funzionalità epatica, classe Child Pugh A e B, non sono necessari aggiustamenti della dose iniziale. Una riduzione della dose a 20 mg due volte al giorno deve essere preso in considerazione dopo un'attenta valutazione del rapporto rischio-beneficio solo se la terapia non è ben tollerata. Sildenafil è controindicato in pazienti con grave compromissione epatica, classe Child Pugh C, vedere paragrafo 4.3. Popolazione pediatrica, bambini di età inferiore a 1 anno e neonati, al di fuori delle indicazioni autorizzate, sildenafil non deve essere usato nei neonati con ipertensione polmonare persistente del neonato poiché i rischi superano i benefici, vedere paragrafo 5.1. La sicurezza e l'efficacia di sildenafil in altre condizioni nei bambini di età inferiore a 1 anno non sono state stabilite. Non ci sono dati disponibili. Interruzione del trattamento dati limitati suggeriscono che la sospensione improvvisa di sildenafil non è associata ad un peggioramento improvviso dell'ipertensione arteriosa polmonare. Tuttavia, nell'eventualità di un improvviso peggioramento clinico nella fase di sospensione del medicinale, si consiglia una riduzione graduale della dose. Si raccomanda un monitoraggio intensivo durante il periodo di sospensione del trattamento. Modo di somministrazione Nisildecard è esclusivamente per uso orale. Le compresse devono essere assunte a circa 6-8 ore di distanza, a stomaco pieno o vuoto. Controindicazioni ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. La co-somministrazione con i donatori di ossido di azoto, come il nitrato di amile, o con i nitrati in qualsiasi forma è controindicata a causa degli effetti ipotensivi dei nitrati, vedere paragrafo 5.1. La co-somministrazione degli inibitori della PDE5, compreso sildenafil, con stimolanti della guanilato ciclasi, come riociguat, è controindicata perché può portare a ipotensione sintomatica, vedere paragrafo 4.5. Associazione con inibitori più potenti del CYP3A4, esempio chetoconazolo, itraconazolo, ritonavir, vedere paragrafo 4.5. Pazienti che hanno perso la vista ad un occhio a causa di una neuropatia ottica ischemica anteriore non arteritica anteriore ischemic optic neuropathy, NAION, indipendentemente dal fatto che questo evento sia stato o meno correlato al precedente impiego di un inibitore della PDE5, vedere paragrafo 4.4. La sicurezza di sildenafil non è stata studiata nei seguenti sottogruppi di pazienti e l'impiego è pertanto controindicato. Grave compromissione epatica, storia recente di ictus o infarto del miocardio, ipotensione grave, pressione del sangue 90-50 mmHg all'inizio del trattamento. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. L'efficacia di sildenafil non è stata stabilita in pazienti con grave ipertensione arteriosa polmonare, classe funzionale IV. Se la situazione clinica peggiora, si devono prendere in considerazione le terapie che, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Effetti di altri medicinali sul sildenafil. Studi in vitro. Il sildenafil è metabolizzato principalmente dagli isoenzimi 3A4, via principale, e 2C9, via secondaria, del citocromo P450, CYP. Pertanto, lì, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale. Prima di prendere Misildecard insieme ad altri farmaci come Adesicor, Adesitrin, Carvasin, Darunavir Accord, compresse rivestite, Darunavir Orobindo, compresse rivestite, Darunavir Dottor Redis, compresse rivestite, Darunavir G, compresse rivestite, Darunavir Krka, compresse rivestite, Darunavir Milan, compresse rivestite, Darunavir Sandoz, compresse rivestite, Darunavir Tillomed, compresse rivestite, Darunavir Zentiva, compresse rivestite, Deponit, Dermatrans, Diniket, Duronitrin, Elan, capsula a rilascio modificato, Elan, compressa, Epinitril, Cerotti, Evotax, Genvoia, Ismo, 20, isosorbide mononitrato DOC generici, capsula a rilascio modificato, isosorbide mononitrato DOC generici, compressa a rilascio modificato, isosorbide mononitrato DOC generici, compressa, isosorbide mononitrato EG, capsula a rilascio modificato, compressa, isosorbide
isosorbide mononitrato EG, compressa a rilascio modificato, isosorbide mononitrato Sandoz, caletra, compresse rivestite, caletra, soluzione, chirritrina, lopinavir ritonavir Milan, Minitran, Mono 5, capsula a rilascio modificato, compressa, Mono 5, capsula a rilascio modificato, Monoket, compressa a rilascio modificato, Monoket, compressa, Natispray, Nilina, Niredil, Nitroderm TTS, nitroglicerina Bioindustrial IM, soluzione, uso interno, nitroglicerina DOC generici, nitroglicerina eurogenerici, nitroglicerina Sandoz, nitroglicerina Teva, nitroglicerina Zentiva, Norbir, compresse rivestite, Norbir, polvere per sospensione, Paxlovid, Prezista, compressa, Prezista, sospensione, Rectogesic, Rizolsta, Ritonavir Milan, Ritonavir Sandoz, Strebuild, Sintuza, Triniplas, Trinitrina, compresse rivestite, Trinitrina, soluzione, uso interno, Tuchisa, Venitrin, Venitrin T, Zidelig, compresse rivestite, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute. Assumere Misildecard durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Misildecard durante la gravidanza e l'allattamento? Donne in età fertile e contraccezione negli uomini e nelle donne a causa della carenza di dati sugli effetti di sildenafil nelle donne in stato di gravidanza, Misildecard non è, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Misildecard altera moderatamente la capacità di guidare e di usare macchinari. Poiché nel corso degli studi clinici con sildenafil sono stati segnalati episodi di capogiro e disturbi della vista, prima di guidare o di usare macchinari i pazienti devono essere consapevoli di come reagiscono a Misildecard. Effetti indesiderati. Riassunto del profilo di sicurezza nello studio principale con sildenafil controllato verso placebo sull'ipertensione arteriosa polmonare, 207 pazienti sono stati complessivamente randomizzati e trattati con sildenafil a dosi da 20, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio negli studi condotti sui volontari con dosi singole fino a 800 mg, le reazioni avverse sono state simili a quelle osservate con dosi più basse, ma la percentuale di incidenza e la gravità degli eventi è aumentata. Con dosi singole da 200 mg è aumentata l'incidenza delle reazioni avverse, mal di testa, vampate di calore, capogiro, dispepsia, congestione nasale e disturbi della vista. In caso di sovradosaggio dovranno essere adottate le necessarie misure standard di supporto. L'emodialisi non accelera la clearance renale perché il sildenafil è altamente legato alle proteine plasmatiche e non viene eliminato nelle urine. Proprietà farmacodinamiche e categoria farmacoterapeutica. Urologici, farmaci impiegati per la disfunzione erettile, codice ATC. G04B e 03 meccanismo d'azione. Il sildenafil è un potente inibitore selettivo della fosfodiesterasi di tipo 5, PDE5, CGMP specifica, l'enzima, proprietà farmacocinetiche assorbimento. Il sildenafil viene assorbito rapidamente. Le concentrazioni plasmatiche massime vengono raggiunte entro 30-120 minuti, mediana 60 minuti, dalla somministrazione orale a digiuno. La biodisponibilità media assoluta dopo somministrazione orale, dati preclinici di sicurezza e dati non clinici, non rivelano rischi particolari per l'uomo sulla base di studi convenzionali di sicurezza farmacologica, tossicità a dosi ripetute, genotossicità, potenziale cancerogeno, tossicità della riproduzione e dello sviluppo. Elenco degli eccipienti nucleo. Cellulosa microcristallina, pH 102, idrogeno fosfato di calcio sodio cross caramelloso magnesio stearato film di rivestimento. Ipromellosa 6 impasti titanio biossido, E171, triacetina. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di Misildecard a base di sildenafil sono Valcoga, Grampidam, Revatio, compresse rivestite, Sildenafil Aurobindo Italia, Sildenafil Dottor Redis, Sildenafil Teva Italia. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.